Un'intervista artefatta, così il direttore generale ASREM Di Santo, che questa mattina ha convocato in ASREM una conferenza stampa su quanto riportato dalla stampa nazionale riguardo le liste d'attesa. Quando siamo arrivati c'era il nulla, non c'erano liste d'attesa e codice di priorità. La visita muscolo-tendinea non fa parte delle visite nelle liste d'attesa. Il Molise non ha speso il 2% del budget. Siamo partiti da una situazione di difficoltà estrema, non avevamo agende, o meglio, si diceva che non c'erano visite in lista di attesa, per scoprirne poi forse 70.000 piuttosto che 80.000, ma quando poi siamo andati a fare un recall abbiamo visto che il tutto si avvicinava ad una cifra di circa 40.000 prestazioni. Sono state chiamate tutte queste persone, sono state messe in atto una serie di strategie che ci hanno portato al risultato che oggi avete potuto vedere. Certo, non siamo perfetti, però io sono sempre d'accordo che l'ottimo è il nemico del buono. Noi dobbiamo partire da queste situazioni dove venivamo da circa 300 agende autogestite, significa che il medico prenotava direttamente lui. Siamo adesso a 800 agende che sono inserite all'interno del CUP. Quella famosa ecografia che è stata alla ribalta dei media, l'ecografia, la famosa ecografia muscolo-tendinea, non è un LEA e per tale motivo non doveva essere posta proprio in discussione. Non è il 2%, per terminare, non è il 2%, abbiamo potuto vedere che noi delle risorse di cui ne avevamo bisogno abbiamo speso qui circa il 60%. Quindi questo sta a significare che non siamo l'ultima regione d'Italia, ma siamo tra le regioni, secondo me, più virtuose.